fa bene apprezzare le qualità altrui, riconoscere i doni degli altri senza malignità, senza invidie. E l'invidia, L'invidia provoca amarezza dentro e accetto sul cuore. Gli invidiosi hanno uno sguardo amaro. Tante volte, quando uno trova un invidioso, viene voglia di domandare: ma con chi hai fatto colazione oggi? Col caffè latte o con l'accetto? Perché l'invidia è amara, rende amara la vita. Quanto è bello invece sapere che ci apparteniamo a vicenda, perché condividiamo la stessa fede, lo stesso amore, la stessa speranza, lo stesso Signore. Ci apparteniamo gli uni agli altri e questo è lo splendido di dire la nostra Chiesa, fratellanza.